Allora, ciao a tutti ragazzi, un video che mi avete chiesto più di uno. Lavorare in Svizzera, trovare lavoro in Svizzera. Sabato mi viene a trovare un amico pugliese che sta lavorando adesso in Svizzera, nei Grigioni. Viene a trovarmi lì, che ha appena aperto adesso un bel locale ad Alena. Il sabato ci siamo sempre lì al bar Osteria La Quercia a Mendrisio. Quindi parliamo del discorso di trovare lavoro in Svizzera. Sabato, tutti i sabati mi trovate, quindi sabato adesso facciamo sabato sempre da mangiare, anche settimana aperitivi. Ed è buono perché ho visto che comunque adesso fanno il menù piatto del giorno e bibita a 11 franchi. Quindi se passate via da Mendrisio, via Franchini 5, passate da Lena che si mangia bene e non si spende neanche tanto. Sul discorso del lavoro in Svizzera, dobbiamo capire una cosa che comunque molti non hanno ancora capito, ed è importante, è che la Svizzera non è un paese comunitario, è un paese extracomunitario, quindi i cittadini svizzeri sono extracomunitari. Sapete quando ogni tanto sentite in televisione gli extracomunitari, senti qualcuno dice ma gli extracomunitari, gli svizzeri sono extracomunitari, quindi essendo la Svizzera un paese extracomunitario, c'è anche abbastanza difficoltà per quanto riguarda poi stare lì fissi, nel senso che comunque molti fanno anche i frontalieri, perché comunque magari non hanno un permesso per poter stare lì. Certo che se lavori nella Svizzera centrale devi essere comunque interessante e servire per un certo tipo di lavori. Ci sono molti lavori, per esempio in Svizzera, che sono appannaggio di cittadini, diciamo, della comunità europea o comunque stranieri, di italiani, di portoghesi, di kosovari. Ci sono anche tantissime comunità o gente balcanica o gente dell'est Europa o italiani. Ci sono tanti lavori che vengono poco fatti, diciamo, dagli svizzeri autoctoni, mentre vengono fatti dagli stranieri. Penso nel campo della ristorazione. Molti che lavorano nel campo di ristorazione, pizzaioli, cuoco, camerieri, molti sono stranieri, quindi lì c'è comunque molta offerta di lavoro, così come c'è molta offerta di lavoro nell'edilizia. Nell'edilizia non dico che sono quasi tutti stranieri, ma di svizzeri magari c'è il capo svizzero, poi tanti che lavorano nel campo dell'edilizia sono stranieri. C'è un mio amico che adesso dalla Puglia ha trovato lavoro e sta lavorando appena sopra Coira, e lavora nel campo dell'edilizia. E quindi per quanto riguarda anche certi tipi di lavoro, penso anche il lavoro dell'infermiere, nell'assistenza agli anziani, moltissimi. Un amico che adesso lavora nella Svizzera tedesca, bosniaco, lavorava come infermiere in Germania. Adesso lavora su nella zona, praticamente nella zona della Svizzera tedesca, vicino a Schaffhausen. Ha preso, è andato a lavorare lì. Ovviamente la sua paga è nettamente migliorata, 7-8 mila al mese, mi ha detto che comunque pagando 2.000 euro al mese comunque di per stare lì, pagando 2.000 franchi, però fra quello che lui guadagna e poi anche la sua ragazza adesso è andata a lavorare, lavora come commessa, ha trovato, si sono trasferiti lì. Sicuramente se lavori nella Svizzera tedesca devi comunque avere almeno un B2 di tedesco, poi vabbè, dovrà imparare anche un po' lo svizzero tedesco. Però il problema, diciamo, che lavorare in Svizzera dipende anche da dove si lavora, perché tendenzialmente la gente tende ad andare a lavorare nella Svizzera italiana, perché comunque è vantaggiato dalla lingua. Se lavori nella Svizzera francese è chiaro che ti serve comunque parlare anche un po' francese. Poi dipende, il mio amico che faceva il cuoco là non è che parlava francese, l'ira di Dio, però sicuramente la lingua serve. In Svizzera tedesco parlano svizzero tedesco, non è che tutti quelli che sono lì parlano svizzero tedesco. Ripeto, se vai a lavorare magari nell'edilizia, qualche cosa, trovi sempre l'italiano, il portoghese, roba, ci si può arrangiare anche con l'italiano, con l'inglese un po'. Però i lavori che comunque sono più ricercati sono questi qui, anche nel campo della farmaceutica, anche il campo, diciamo, per esempio per il mio lavoro, per la new technology, per l'automazione industriale, cercano molto in Svizzera tedesca, per esempio. E bisogna, quando tu vai in Svizzera,
avere una specializzazione, saper fare qualcosa. Se sai fare qualcosa, una mia amica siciliana ha trovato di fare la commessa in un negozio di profumi, lavorava prima in Italia con lo stesso diciamo, lavoro. Cioè dovete arrivare e comunque sapere fare qualcosa, quello è importante saper fare qualcosa, perché se arrivi e inizi a dire ma cosa so fare? E no, sull'operaio generico non è facile. Poi se sei, cazzo, un carpentiere, un fresatore, un operaio, un tecnico specializzato, le possibilità ci sono, è chiaro. La Svizzera ha comunque bisogno di manodopera. È vero che ci sono 70.000 frontalieri, per esempio, che vanno avanti e indietro la mattina, è vero, sono aumentati, però comunque per tanti lavori comunque servono. Cioè, purtroppo c'è da dire che magari qualche svizzero è anche penalizzato per quello, però sicuramente l'economia svizzera, se non dovessero esserci lavoratori stranieri, ne risentirebbe. Se volete lavorare in Svizzera dovete comunque saper fare qualcosa, certo, ripeto. Lavoro di infermiere ricercato, dottori sono ricercati, lavoro dell'edilizia sono ricercati, della ristorazione sono ricercati. Cioè, è chiaro, se fai l'operaio semplice già inizia a diventare un po' più difficile. Però se sapete fare qualcosa sicuramente potete comunque trovare. Io vi mando un abbraccio, tutti i sabati siamo lì con il gruppo di amici e amiche al bar Osteria La Quercia ad Alena, in via Franchini 5. Alla sera anche magari mi trovate per fare degli aperitivi, che sono lì a mezzogiorno se sono di passaggio, però il sabato sono sempre lì, quindi vi aspetto. Saluto tutti, ciao ragazzi.